Torniamo a parlare di territorio con il forum delle regioni che si è tenuto oggi in regione Lombardia, alla presenza del governatore Maroni e di rappresentanti anche degli altri enti territoriali. Tutto in vista dell'appuntamento ritenuto molto, molto importante di Expo 2015. Da qui parte un cammino che vede le regioni coprotagoniste in Expo 2015, così il governatore lombardo Roberto Maroni nel corso della conferenza stampa al termine del forum delle regioni che si è svolto questa mattina a Palazzo Lombardia e che ha visto riuniti i rappresentanti regionali del governo, società Expo e Padiglioni Italia. L'esposizione internazionale infatti sarà un'opportunità per lo sviluppo dei diversi territori e per far fare un salto di qualità all'intero sistema paese, con un impatto economico pari a oltre 24 miliardi di euro in termini di produzione aggiuntiva e a 200.000 posti di lavoro, come stimato dalla Camera di Commercio di Milano. Beh, diciamo che noi qualcosa possiamo dare alle regioni e qualcosa dobbiamo chiedere. Partiamo da cosa possiamo dare. Chiaro che questa è un'occasione importante, soprattutto in ottica per quanto riguarda la regione turistica. Milioni di stranieri che verranno in Italia e quindi le regioni potranno approfittarne, a condizione che però si organizzeranno per ricevere dei turisti che sono turisti un po' diversi dal solito. Ci aspettiamo quindi soprattutto questo, che collabori nella costruzione di un'offerta che deve essere un'offerta speciale. Poi è chiaro che c'è in generale un tema di valorizzazione del settore agricolo, diciamo dell'agrofood, quindi l'associazione delle tematiche alimentari e dell'agricoltura, poi alla fine trova sede sul territorio e quindi nelle regioni. Poi ci sono aspetti tipo quelli legati alle scuole, ecco, noi possiamo usare l'Expo per portare nelle scuole l'educazione alimentare, che obiettivamente è un aspetto estremamente significativo. Quindi le cose da fare ce ne sono tante. Non credo che siamo in ritardo perché solo oggi abbiamo un programma e un progetto compiuto, quindi è il momento per confrontarci con le regioni. Chiederete anche ulteriori chiarimenti su una possibile flessibilità per il lavoro, visto che l'ultimo decreto del governo aveva stralciato l'inizio, la parte sull'Expo? No, questo lo chiederemo venerdì per essere più precisi, perché abbiamo, come sapete, abbiamo tre momenti importanti in questa settimana. Oggi è il confronto con le regioni, sì, sono presenti anche alcuni ministeri, ma soprattutto per gestire le relazioni con le regioni. Venerdì, prima del Consiglio dei Ministri, abbiamo la cosiddetta COIM, che è un incontro tra Expo e il Consiglio dei Ministri. E quindi lì il tema invece sarà ministero per ministero, di nuovo fare il punto e da un lato le nostre richieste, dall'altro di nuovo il contributo che possiamo portare. E poi, come sapete, domenica viene il Presidente Napolitano e il Presidente del Consiglio. Quindi è una settimana importante e quindi riassumendo, oggi i protagonisti sono le regioni, venerdì il Consiglio dei Ministri e domenica il Presidente Napolitano. Da oggi inoltre attiva una cabina di regia 4. Sì, certamente, cabina di regia per partire immediatamente, utilizzo al miglior modo possibile dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione delle nostre imprese, assolutamente affrontare tutti i problemi concreti, pratici che ci saranno perché si attendono 20 milioni di visitatori, quindi è chiaro che il Paese deve dimostrarsi all'altezza di questo interesse e credo che la giornata di oggi è stata molto importante perché abbiamo messo in fila diversi punti da approfondire. Nessuna regione perderà nulla da questo punto di vista. Ci sono dei fondi che non sono stati adeguatamente impegnati o, se impegnati, hanno il rischio di non essere utilizzati e in questo caso potrebbero essere riconvertiti. Ma io credo che il grosso del finanziamento a un'iniziativa come questa debba venire da un grande progetto nazionale finanziato sul ciclo 2014-2020 dei fondi strutturali europei.